Risultato utile di fila all'uscita contro lo Spezia. Nel pomeriggio di oggi alle 17.30 avremo modo di vedere all'opera il Crotone nella sua prima uscita stagionale. Naturalmente si tratta di amichevole e di fronte ci sarà una rappresentativa del calcio crotonese con giocatori di tutto rispetto momentaneamente a spasso e in attesa di accasarsi. Pertanto, come abbiamo già ribadito più volte all'interno delle nostre rubriche sportive, dopo il raduno e l'inizio del ritiro il mercato del Crotone si è praticamente fermato. Usare un termine più appropriato, possiamo dire si è assopito. Era necessario formare un gruppo in vista del ritiro, così come adesso è importante dosare e ponderare le altre scelte in virtù di uscite importanti e sviluppi sulle varie vicende in corso, sia quelle giudiziarie che interessano giocatori di club come il Catania e quindi di tutto rispetto, e anche la vicenda legata alla Casociano che potrebbe concludersi a nostro favore e limiterebbe quindi eventuali acquisti in quel specifico ruolo. Del resto il mercato ancora è lungo e quindi riteniamo che non è poi così necessario accelerare, visto tra l'altro che una fisionomia e un'identità la squadra sembra già averla. Stasera comunque ne sapremo di più dopo aver visto all'opera i ragazzi. Così come Matteo, anche tu vieni da Mantova, quindi sai già che tipo di allenatore con cui avere a che fare. Sì, l'ho conosciuto quest'anno, il mister è veramente, cioè, un grande allenatore, soprattutto, cioè, come è giusto che sia, lui pretende tanto. Lavoro sull'intensità, su quelle cose lì, e quindi sono convinto che quest'anno con i giovani che ci sono e con quelli che sono rimasti l'anno scorso potremo fare un bel campionato, insomma. Non hai l'esperienza per poterlo dire, però come collochi questo Crotone in prospettiva campionato? Guarda, io sono anche abbastanza scaramantico, quindi non dico nulla, pensiamo a salvarci il prima possibile, a raggiungere la salvezza, e poi tutto quello che verrà, insomma, sarà in più, ecco. Così, sei scaramantico, però bisogna mantenere fede al tuo cognome, alla fine bisogna fare festa. Vabbè, esatto, la positività penso che nel calcio, ma soprattutto nella vita, sia la cosa più importante, ecco, quindi raggiungiamo questa salvezza il prima possibile e poi ci divertiremo, ecco. Okay. Il campionato italiano e europeo e il trofeo regionale CONI di Offshore hanno elettrizzato il pubblico crotonese nel weekend scorso. I primi hanno detto che è stata una battaglia molto difficile dove tu hai dato veramente filo da torcere. Certo che stare dietro ai francesi un po' dà fastidio. Beh, questa è un'altra gara che abbiamo fatto sul mare liscio. Dopo Fiumicino, che è stata la prima dell'italiano, sono arrivato a 3 secondi dietro l'altro francese. Oggi diciamo che da un lato ci è stato fortunato, perché il francese che era arrivato prima a Fiumicino ha rotto, l'abbiamo trovato sul percorso. Qui ancora una volta mare liscio, quindi ancora una volta mare comodo per i francesi, perché loro hanno un assetto dove la loro imbarcazione va meglio sul liscio. Io, essendo napoletano, un'imbarcazione un po' per il misto, quindi a me l'ondina andava meglio, però sono l'unico che riesce a difendersi, a stare dietro. Ora loro sono a 625 punti nell'italiano, noi secondi a 600, quindi 25 punti, ci giochiamo l'italiano a cariati. Devo dire, bellissima organizzazione qui a Crotone, siamo stati benissimo, veramente ospitale, un bellissimo posto, ho visto tantissima gente sul lungomare, quindi spiagge affollate. Spero di aver dato una bella dimostrazione di integrità con la gara, che la gente si è potuta divertire, perché noi credo abbiamo dato spettacolo, anche se devo dire oggi è stato un caldo asfissiante. Ho fatto gli ultimi 2 giri, devo dire non ce la facevo più, mi sono aggrappato al volante alla barca, e la barca che cercava di recuperare il francese. Devo dire è stata una bella gara, tirata, 16 giri tirati, però siamo stati bene, devo dire un'organizzazione di Mare Futuro veramente eccezionale, diciamo il pugliese, perché noi è con lui che ci interfacciamo, ha organizzato per bene le cose. Speriamo ancora di essere qui poi l'anno prossimo. Grazie. Ciao. Ugo Pugliese, presidente Yachting Club, comitato Mare Futuro. Presidente, il vero vincitore è il mare di Crotone, ribattezzato dagli stessi piloti il lago di Como oggi. Beh, l'avete letto pure voi, il lago di Como è stata forse la chicca che ci è stata detta quando qualcuno ha scritto, dei piloti che sono abituati a correre sul lago di Como, hanno detto il mare di Crotone è il lago di Como. È effettivamente un eufemismo, ma la città ci ha regalato oggi un mare splendido e un panorama e uno spettacolo nello spettacolo nello spettacolo. Dal mare, da terra io non ho avuto il piacere di vedere la gara, l'ho vista dal mare, ma dal mare era veramente una cornice spettacolare.
possiamo dire soddisfatti, ma soprattutto una bella competizione che ha regalato alla città dei momenti veramente meravigliosi. Io mi auguro che sia stato così, perché non ho avuto modo di vedere dall'altra parte come è stata la manifestazione. Da un punto di vista organizzativo ho la certezza che le cose siano andate bene per i risultati e per come ci è stato detto dal delegato della UIM, che è l'organismo internazionale della motonautica, che ha esaminato il Comitato Mare Futuro, quindi Lega Navale, Yachting Club insieme, esaminandolo e dandoci il voto che sapremo più in là per quel che riguarda l'ufficializzazione di Crotone come città internazionale della motonautica. Quindi, incrociando le dita, potremo dare l'appuntamento già l'anno prossimo? Io incrocio le dita e vediamo, ma credo di sì, perché oggi sono arrivati i comitati organizzativi di altre città, da Milazzo, che saluto, da Messina, perché sono intenzionati a fare anche loro questa prova di campionato, e la Federazione Motonautica ha dato quale linea guida a Crotone.